Alfonso Signorini è il primo ospite della nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto dalla giornalista Francesca Fagnani e in onda sul 9 di Discovery Italia da venerdì 14 dicembre alle 22:45. Il direttore del settimanale Chi, reduce dall'esperienza lavorativa come braccio destro di Ilaria Blasi al Grande Fratello VIP, fa il punto sulla televisione italiana svelando cosa non gradisce nella televisione di oggi. Alla domanda di Francesca Fagnani, quando le dicono che fa programmi trash, lei ne va orgoglioso o no? Signorini risponde: il trash è una chiave di lettura, certi limiti non devono mai essere superati. Per esempio, non mi piace lo sfruttamento dei casi umani, vengono molto spesso utilizzate personalità un po' fragili da un punto di vista psicologico e emotivo per fare share, per fare spettacolo, precisa il direttore. Ecco, questo non mi piace. Alfonso Signorini, non mi piace la televisione di Barbara D'Urso. Alfonso Signorini, con Francesca Fagnani, nella prima puntata di Belve analizza la televisione attuale. Il direttore del settimanale Chi, sempre molto schietto e diretto, ammette di non amare la televisione di Barbara D'Urso. No, non mi piace, spiega Signorini, perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta. Poi lancia una piccola frecciatina, non mi piacciono, però, dice con franchezza Signorini, certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.